parlare dell'imperialismo, e cioè dove va l'imperialismo. Vorrei leggere un breve documento, spero che non sia troppo noioso o troppo accademico, ma come dicevano i compagni prima, le teorie ci sono per essere supportate da materiale empirico. Voce. Non si sente? Sì. Si sente così? Proviamo a spostarci in questo. Così si sente? In stereo. E adesso? Sì, ah, meglio. Meno male. Volevo partire dal punto che una teoria non è degna di essere tale se non è supportata da materiale empirico. Marx è stato il primo tra di noi a occuparsi seriamente del supporto empirico delle sue teorie, un punto che in genere sfugge ai commentatori. Per cui qua, nel mio intervento riguardante l'imperialismo, io vorrei sottoporre prima di tutto dei supporti empirici della teoria sull'imperialismo, ovviamente adattata alle situazioni attuali. Con la disfatta storica del movimento operaio, la parola imperialismo è scomparsa dal vocabolario della sinistra ed è stata rimpiazzata dalla parola globalizzazione. Tuttavia, se la parola è scomparsa, la realtà persiste. Per capire tale realtà c'è bisogno non solo di un'indagine dello scontro tra i vari imperialismi, per esempio tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, oggi ci sono stati e ci saranno ancora dei validi contributi in questo senso, ma c'è anche bisogno di una visione generale dell'imperialismo, del suo movimento d'insieme. La lotta del movimento operaio internazionale richiede anche un'analisi di lungo periodo dell'imperialismo globale basata sulla teoria dei valori di Marx. In questo senso considererò il periodo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi e per esemplificare mi concentrerò sui settori produttivi degli Stati Uniti. Ma come vedremo i dati hanno una rilevanza ben più ampia. Un numero sempre crescente di studi, probabilmente non ben conosciuti in Italia, sta dimostrando che il movimento dell'economia statunitense è solo un esempio del movimento del capitalismo mondiale, anche se ovviamente l'economia statunitense ha le sue caratteristiche derivate dalla sua posizione egemone. Il punto di partenza è la contraddizione tra le forze produttive e le relazioni di produzione nel capitalismo. Quando ho scritto questa relazione ho usato la relazioni di produzione. Un compagno mi ha appena detto che si dice non si dice relazione ma si dice rapporti di produzione. Scusate. Ora, le forze produttive della società sono la capacità del lavoro di produrre merci con dati mezzi di produzione. Le forze produttive della società contengono due elementi. Primo, la produttività del lavoro, cioè quanto produce un lavoratore, e secondo, quanti lavoratori vengono impiegati da una unità di mezzi di produzione. Una crescita delle forze produttive significa che il prodotto per lavoratore aumenta, mentre il numero dei lavoratori per unità di mezzi di produzione diminuisce. Il grafico 1 si può vedere? Sì, quindi è facile. Ora, nel grafico 1 la linea blu è il prodotto per lavoratore. Cresce da circa 500 milioni di dollari deflazionati nel 1947 a circa 4.300 milioni nel 2010, con un enorme incremento della produttività. La linea rossa è il numero dei lavoratori per unità di mezzo di produzione. Scende
da circa 76 lavoratori per milione di dollari relazionati a circa 6, da 76 a 6, nello stesso periodo. Quindi il grafico 1 mostra che un output crescente è prodotto da un numero sempre minore di lavoratori e quindi contiene una quantità sempre minore di nuovo lavoro. Ora, in un'altra società questo sarebbe positivo, ma diventa una maledizione nell'ambito dei rapporti di produzione capitalistici. Cosa sono i rapporti di produzione? Essi sono essenzialmente rapporti di concorrenza e hanno due aspetti. Il primo aspetto è che questi rapporti sono rapporti tra capitalisti, fondamentalmente attraverso la competizione tecnologica, e cioè attraverso l'introduzione di nuovi mezzi di produzione. E qui tu ne parlerai. In genere le nuove tecnologie rimpiazzano i lavoratori con mezzi di produzione. Quindi per ogni unità di capitale investito i lavoratori diminuiscono mentre i mezzi di produzione aumentano. E siccome solo il lavoro produce valore, questo tra l'altro non è un assurdo, che solo il lavoro produca valore si può anche dimostrare empiricamente, solo che non abbiamo tempo oggi. Siccome solo il lavoro produce valore, il valore e il plusvalore prodotti da una unità di capitale diminuisce. Quindi il tasso di profitto che non è entrato per rapporto tra plusvalore e capitale impiegato, il tasso di profitto scende. Cosa significa questo? Altra conclusione importante, un output crescente genera un tasso di profitto decrescente. Si produce sempre di più con un tasso di profitto sempre minore. Come dice Marx, e qui lo cito, a un certo punto del loro sviluppo le forze produttive materiali della società entrano in conflitto con le esistenti relazioni o rapporti di produzione. In altre parole, il prodotto aumenta ma il tasso di profitto diminuisce. Il secondo aspetto dei rapporti di produzione sono rapporti tra capitale e lavoro, per la suddivisione del nuovo valore tra lavoro necessario e plus lavoro, cioè tra salari e profitti. I capitalisti cercano di arginare la caduta del tasso di profitto aumentando i profitti a scapito dei salari. Ma l'effetto è limitato sia quantitativamente che nel tempo. Il grafico 2 evidenzia la relazione tra la caduta tendenziale del tasso di profitto e il numero di lavoratori. Essi vanno di pari passo. Come nel grafico precedente, il numero di lavoratori per unità di mezzi di produzione scende da 76 a 6 per un milione di dollari deflazionati, da 76 nel 47 a 6 nel 2010, ma allo stesso tempo il tasso di profitto, che sarebbe la linea rossa, che è la linea rossa, scende da circa il 17 al 7%. Ora, come detto precedentemente, l'andamento del tasso di profitto degli Stati Uniti è un esempio del tasso di profitto mondiale, come evidenziato nel grafico 3. Il tasso di profitto in effetti mondiale, nel senso che è il tasso di profitto dei paesi del centro, che però determinano ovviamente il tasso di profitto mondiale, crolla nel 1929, come sappiamo, si riprende con la preparazione per la seconda guerra mondiale, e cioè con la trasformazione dell'economia civile in economia militare e poi da quella militare di nuovo in quella civile, ma riprende a scendere subito dopo la fine della seconda guerra. In breve, la contraddizione tra le forze produttive e i rapporti di produzione si manifesta da una parte come un crescente prodotto e dall'altra come una caduta del tasso di profitto. Ora, non è una caduta costante, è una caduta tendenziale, c'è un trend discendente, ma ovviamente all'interno di questo trend
ci sono alti e bassi, quindi crisi, riprese, crisi, riprese, ma come diceva giustamente Luciano, ogni ripresa è sempre inferiore alla ripresa precedente e questo è il motivo per cui il trend, la tendenza è decrescente. Ora, questa caduta del tasso di profitto è, come dice Marx, e qui cito, è solo un'espressione tipica del modo di produzione capitalista del progressivo sviluppo della produttività sociale del lavoro. È per questo che la caduta tendenziale del tasso di profitto è, di nuovo, nelle parole di Marx, in ogni rispetto la legge più importante della moderna economia. Il paradosso del capitalismo è che lo sviluppo della produttività sociale conduce ad una caduta del tasso di profitto che è l'indicatore dello stato di salute dell'economia capitalista. Ora, i grafici 2 e 3 mostrano la caduta secolare del tasso di profitto. Questo è un dato di estrema importanza, non è soltanto una questione di economia. È un dato di estrema importanza perché la caduta del tasso di profitto secolare è il sostrato da cui emergono regolarmente le crisi sia economiche che finanziarie e quindi disoccupazione, povertà, guerre, eccetera. Tale caduta è anche il fattore che ci permette di prevedere che le crisi continueranno fino a quando sussisterà la contraddizione tra quota produttiva e rapporti di produzione capitalistici. Ma la caduta secolare del tasso di profitto è essenziale anche per capire dove va l'imperialismo, perché essa colloca la lotta interimperialista in una sempre maggiore debolezza del sistema mondiale, cioè la crescente difficoltà di estorgere plus valore relativamente al capitale investito. Questo significa che i margini di manovra per le politiche redistributive di tipo keynesiano si restringono sempre di più. Questo secondo me è un dato di essenziale importanza perché consiglio. Ritornerò tra breve su questo punto, assolutamente fondamentale. Per contrastare la caduta della profittabilità, a incominciare dalla metà degli anni 80, 1980, il capitale ha fatto ricorso a due armi, un'enorme crescita del tasso di sfruttamento, cioè maggiori profitti a scapito dei salari, diretti, indiretti e differiti, e una ugualmente enorme crescita dei profitti finanziari. Consideriamo prima lo sfruttamento. Molti economisti, anche di area marxista, sostengono che la crisi del 2007-2008 non può essere stata causata dalla caduta del tasso di profitto perché tale tasso cresce negli anni precedenti alla crisi, dal 2002 al 2006. Ma essi dimenticano che la crisi non è necessariamente preceduta da una caduta del tasso di profitto. Può essere preceduta da una crescita del tasso di profitto se, e questo è importante, se nel suo interno maturano le condizioni per un suo collasso, come se fosse un tarlo che rosicchia questa crescita. È per questo che la crisi può emergere inaspettatamente e improvvisamente, quello che è successo. Fra le molte cause che minano la crescita del tasso di profitto al suo interno, due emergono prepotentemente: l'accelerazione della crescita dei mezzi di produzione, che non crea nuovo valore, e la decelerazione della crescita del lavoro, che quindi crea meno valore. A un certo punto tali condizioni prendono sopravvento e il tasso di profitto cade dopo essere cresciuto. D'altra parte, se vediamo queste oscillazioni, prima cresce, poi cade. E tale caduta, e questa è una cosa che anche molti marxisti si dimenticano, che tale caduta è solo una delle due condizioni per l'esplodere della crisi. La seconda è che il nuovo valore prodotto decresca, cioè cresca a un tasso relativo. Vedremo questo tra poco. Ugualmente l'aumento del tasso di profitto non è sufficiente per la ripresa,
La ripresa implica anche una maggiore quantità di valore prodotto per unità di capitale. Cioè, non solo i profitti, ma anche i salari devono aumentare. E ciò, se ciò accade, ciò rende possibile la riproduzione allargata del capitale. Se il nuovo valore cala, i profitti aumentano a scapito dei salari. I capitalisti si appropriano di una fetta maggiore della torta, ma la torta si restringe, quindi non ci può essere ripresa. Senza un aumento del tasso di profitto, quindi senza un aumento del tasso di sfruttamento, il tasso di profitto cala. Il grafico 4 che ho elaborato dimostra qual è il tasso di profitto se supponiamo che il tasso di sfruttamento rimanga lo stesso, sia una media, dal 47 al 2010. E quindi questo grafico dimostra che il tasso di profitto a sfruttamento costante, cioè secondo la media di lungo periodo, cioè basato sulla produzione piuttosto che sulla redistribuzione del maggiore valore per valore, cade piuttosto che crescere, prima della crisi del 2007-2009. Quindi questo tasso di profitto che vedete che scende continuamente anche negli ultimi anni e quindi anche durante la crisi, è il tasso di profitto più indicato per capire la dinamica dell'economia. E perché? Perché dimostra o fa vedere che il valore plus valore prodotti diminuiscono nonostante che una fetta maggiore vada al capitale a scapito del lavoro. E questo tasso di profitto ha un trend negativo fin dalla fine della seconda guerra mondiale. Ora consideriamo l'altra arma del capitale, l'aumento dei capitali, dei profitti sino finanziari. I profitti finanziari sono fittizi, come dice Marx, nel senso che essi non vengono prodotti nei settori finanziari, ma sono detrazioni dei profitti dei settori produttivi, cioè detrazioni dai profitti dei settori produttivi. Quando il tasso di profitto cade nei settori produttivi, il capitale cerca rifugio nella sfera finanziaria, dove i profitti fittizi sono inflazionati. Quindi i profitti finanziari salgono come percentuale dei profitti totali. Come si vede, la percentuale dei profitti finanziari sui profitti totali sale leggermente fino ai primi anni 70, per poi accelerare dal 70 al 2009, con un tonfo ovviamente nella crisi finanziaria del 2007-2008. Quindi la prima crisi finanziaria esplode a metà degli anni 70, 1970, dopo la fine della cosiddetta era dell'oro del capitalismo. I crescenti profitti finanziari richiedono una crescente quantità di moneta, ma soprattutto di credito. E qui per alcuni di voi potrebbe essere una novità, questa è una mia lotta solitaria con altri economisti. Il credito non è moneta. Il credito fa alcune, ma non tutte, delle funzioni della moneta, ma non è moneta. La moneta è una rappresentazione di valore, ti do soldi e mi dai beni. Il credito è una rappresentazione di debito, è una delle due facce. Per cui se aumento il credito, aumento allo stesso tempo il debito. Dal 70, dai primi anni 70, dalla metà degli anni 70, vi è una esplosione del credito, ma non della moneta. Come vedete, la moneta aumenta leggermente, ma il credito esplode. E che cosa significa questo? Significa che il sistema continua a richiedere la droga dell'esplosione del credito per posporre la crisi finanziaria, ma il grafico 6 evidenzia che la prossima crisi finanziaria è inevitabile.
Il grande aumento del credito, quindi del debito, anticipa le crisi finanziarie e le rende possibili, ma contrariamente a quanto si crede, l'aumento del credito e del debito di per sé non è la causa delle crisi finanziarie. Per capire la causa delle crisi finanziarie dobbiamo prima vedere cosa sono. Le crisi finanziarie non sono semplicemente bancarotte finanziarie generalizzate. Esse sono una crescita percentuale negativa, cioè una diminuzione assoluta dei profitti finanziari. Siccome i profitti finanziari sono una proporzione di plusvalore dai settori produttivi, la causa di tutte le crisi finanziarie è la caduta del tasso di crescita del nuovo valore prodotto. Quindi bisogna cercare la causa delle crisi finanziarie nella cosiddetta economia reale. Se meno valore più valore viene prodotto, meno può essere appropriato. La tabella 1 la dimostra. Ci sono cicli discendenti, cioè dai picchi ai ventri, e le crisi finanziarie nella terza colonna, che sono tutte collocate all'interno di un ciclo negativo di produzione di nuovo valore, quindi di valore di più valore. Dai primi anni 70, data in cui emerge la prima crisi finanziaria della dopoguerra, ci sono stati 5 cicli negativi nella produzione di nuovo valore. La tabella 1 evidenzia che tutte le crisi finanziarie del dopoguerra emergono all'interno di un ciclo negativo della produzione di nuovo valore. Questo dimostra che la crisi finanziaria del 2007-2009 affonda le sue radici nella sfera delle produzioni di nuovo valore piuttosto che nel contrario. Questo risultato è di grande importanza, secondo me, perché dimostra che la caduta del tasso di profitto è la causa ultima delle crisi non soltanto nel settore reale, ma anche delle crisi finanziarie. L'importanza è anche politica, perché se le crisi finanziarie fossero dovute alla speculazione sfrenata, alla corruzione, eccetera, come viene comunemente creduto, basterebbe una migliore legislatura e regolamentazione della sfera finanziaria per evitare le crisi. Quindi non sarebbe necessario rimpiazzare questo sistema con un altro sistema. La teoria della caduta del tasso di profitto esclude questa possibilità ed è per questo che viene attaccata non solo dall'economia convenzionale, ma anche da molti keynesiani in abiti marxisti. Concludendo, la suddivisione e risuddivisione della terra in blocchi imperialisti è un processo che continuerà finché vi sarà il capitalismo. L'emergere dell'Unione Europea ne è un chiaro esempio. Nel quadro della caduta secolare del tasso mondiale di profitto, la lotta imperialista non può che diventare più acuta e le crisi, sia finanziarie che del sistema produttivo, essendo la manifestazione della crescente debolezza del sistema, non possono che diventare sempre più grandi e distruttivi. Ma se il capitale è sempre più debole, il lavoro lo è anche di più. Le potenze imperialiste sono come lupi affamati che si contendono la preda, ma la preda diventa ogni volta più piccola e la lotta più feroce. Dopo la stagione neoliberista e la precedente stagione keynesiana, un settore capitalista, o chi per lui, sta preparando una nuova stagione keynesiana. Almeno questa è la loro intenzione. Ma come visto, tale opzione ha margini di manovra sempre più ristretti. La lotta per migliori condizioni di vita e di lavoro è sacrosanta, ma non nell'ottica riformatrice keynesiana. Piuttosto si deve combattere per le riforme perché esse contribuiscono ulteriormente all'indebolimento del capitale e rendono più facile il suo superamento. Se verrà, la prossima stagione keynesiana, con le sue promesse di uscita dalla crisi, sarà un nuovo fallimento.
Si uscirà dalla crisi solo se una quantità sufficiente di sfruttamento sarà minore. Ma questa breve ripresa, se e quando ci sarà, sarà seguita da un nuovo e peggiore, da una nuova e peggiore crisi. Prima la sinistra se ne rende conto e meglio è. Grazie.